Contrastare il cyberbullismo, limitarne le cause e le conseguenze ed educare i più giovani ad un uso maggiormente consapevole di internet e in generale delle nuove tecnologie. Questo è l'obiettivo di un progetto che ha coinvolto 40 istituti scolastici siciliani, tra cui alcuni di Sciacca, che hanno portato avanti molteplici attività formative sull'argomento. Se ne è discusso durante una conferenza che si è tenuta questa mattina presso l'Aula Magna dell'IPIA di Sciacca. Tra i relatori presenti, la coordinatrice del progetto, il dirigente scolastico Chiara Di Prima, e l'avvocato Nino Tornambè, che ha parlato della normativa e delle varie conseguenze legali. Il progetto coinvolge 40 scuole della regione Sicilia, distribuite sulle 9 province. E nasce dalla consapevolezza che il bullismo non è un fenomeno moderno, è un fenomeno che affonda le sue radici nel passato, ma che con l'avvento delle tecnologie e quindi il cyberbullismo, il suo sviluppo ulteriore, ha necessità di maggiore attenzione, anche perché molto spesso l'uso dei social network e delle connessioni internet sfugge molto spesso al controllo degli adulti. E la scuola in questo ha un ruolo fondamentale sia nella presa di consapevolezza da parte dei giovani dell'uso consapevole dei social network e anche delle nuove tecnologie, ma soprattutto ha un ruolo fondamentale nella sensibilizzazione del territorio, delle famiglie, degli educatori a questo tema. Il valore aggiunto di questo progetto è che oltre a contrastare il fenomeno già in atto, vuole mettere in campo tutte le energie e tutte le metodologie più innovative come la peer education per lavorare sulla prevenzione del fenomeno. Quali sono i risvolti legali che ha il cyberbullismo? Questa nuova normativa impone un comportamento diverso sia da parte delle scuole sia da parte dei ragazzi. C'è un coinvolgimento maggiore da parte per le scuole. I risvolti sono, considerando quando sono minorenne, è un problema di tribunale minore e poi ne rispondono pure i genitori. Se sono maggiorenni, poi ne rispondono, è equiparato un po' come il codice penale, come i reati del codice penale. Dal punto di vista legale, il cyberbullismo è ancora più pericoloso del bullismo in sé per sé? Ma sono un po' equiparati. Il problema del cyberbullismo è che avviene tutto dentro un computer, possibilmente in una stanza dei ragazzi, e i genitori sono all'oscuro di quello che sta succedendo. Magari il bullismo normale, quello, diciamo così, fra virgolette, quello tradizionale, lo si verifica materialmente, i ragazzi che giocano, i ragazzi che si sfottano. Ma con il cyberbullismo è un problema di schermo e non sai chi c'è dall'altro lato. Ecco, sostanzialmente questo è il problema. Poi i risvolti penali, i risvolti giuridici sono un po' particolari. Come si fa a controllare questa situazione? Questa normativa è già una novità rispetto al panorama legislativo che c'è in giro. È chiaro che deve essere ancora sistemata, modificata e aggiustata, però già siamo a un buon punto perché sono coinvolti pure i provider che devono oscurare, insomma è un problema più tecnico, ecco.